Science. John Wallace è un cardiopatico. Pazienti come lui potrebbero essere i beneficiari di una ricerca che avanza presso il Maryland Medical Center negli Stati Uniti. In queste immagini si sta sottoponendo al BART test, procedura abituale per evidenziare patologie cardiovascolari. Diversamente da altri ospedali, qui non si somministrano medicinali né si praticano interventi chirurgici. La terapia consiste in 2 ore di divertimento. Ciò che importa è ridere. Il professor Miller ha studiato gli effetti della risata. Esistono prove scientifiche favorevoli a considerare la risata non come una cosa priva di importanza, ma anzi con chiari effetti fisiologici. Le misurazioni partono dall'endotelio, cioè la sottile lamina che tappezza la parete interna dell'apparato circolatorio. Esiste tutto un collegamento di tipo chimico fra il sangue e i tessuti arteriosi che serve a tenere in buona salute il sistema e a proteggerci. La macchina controlla Wallace mentre sta osservando il film drammatico Salvate il soldato Ryan. L'ampiezza dei cambiamenti che abbiamo visto dopo aver sperimentato una bella risata è simile a ciò che scatena nel corpo l'aerobica ed è anche simile alla reazione positiva del trattamento con cardioprotettori come la statina. Se prendiamo un gruppo di persone e riusciamo a farle ridere in modo sistematico, possiamo ridurre i loro rischi di avere un attacco cardiaco. Or another heart attack.